Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà sforzandomi di non esitare e ho fatto alcuni passi falsi lungo la via. Ma ho scoperto che dopo aver scalato una montagna ce ne sono sempre altre da scalare. Adesso mi sono fermato un istante per riposare, per volgere lo sguardo allo splendido panorama che mi circonda, per guardare la strada che ho percorso. Ma posso riposare solo qualche attimo, perché assieme alla libertà vengono le responsabilità. E io non oso trattenermi ancora. Il mio lungo cammino non è ancora alla fine. Queste sono le parole con cui Nelson Mandela chiude praticamente la sua autobiografia. Una autobiografia molto lunga di un gigante. Un gigante non dell'Africa, io direi un gigante del mondo, un gigante dei diritti, perché il suo mito è un mito che supera i confini africani. Lui, direi che Mandela è l'uomo che impone il diritto della libertà. Lui scrive ancora: non sono nato con la sete di libertà, sono nato libero, in ogni senso potessi conoscere. Solo quando ho scoperto che la libertà della mia infanzia era una illusione, che la vera libertà mi era già stata rubata, ho cominciato a sentirne la sete. Cioè, questo discorso di Mandela è un discorso che prescinde il fatto che lui fosse africano, fosse in Sudafrica, ci fossero i bianchi, tutte condizioni storiche ovviamente che l'hanno portato poi a essere quello che è stato. Ma lui ha dentro di sé questo germe fortissimo dei diritti e soprattutto del diritto numero uno, che è quello di essere un uomo libero. Lui è diverso dagli altri leader africani. Lui è un leader del mondo, come ho già detto. Perché gli altri leader africani hanno rappresentato le loro nazioni, l'indipendenza, la battaglia contro il colonialismo, in qualche caso poi si sono mal convertiti, poi non sono diventati autocrati, poi dittatori. Lui è alla ricerca della libertà, alla ricerca della libertà per sé e anche per il suo popolo, in quanto lui è nero, ma se fosse stato sottomesso il popolo dei bianchi lo avrebbe fatto per i bianchi. Lui è un uomo, come dire, di moralità e di alta democrazia, perché lui sa, e questo lui lo pone in tutti i suoi discorsi, in tutta la sua vita, con l'esempio praticamente, che il diritto alla libertà è il diritto alla democrazia. E questo è un concetto fondamentale per tutto il mondo occidentale. E lui, pur non essendo un uomo occidentale, lo impone all'interno del dibattito del mondo. Lui dice: detesto il razzismo perché lo considero qualcosa di barbaro, sia che provenga da un uomo di colore o da un uomo bianco. Quando viene processato a Ravogna, il famoso processo in cui poi lo incrimineranno, lui sconterà 27 anni di carcere, 27 anni, lui dice: ho perseguito l'ideale di una società libera e democratica, in cui tutti vivano insieme in armonia e con pari opportunità. È un ideale per il quale spero di poter continuare a vivere fino a conseguirlo, ma per il quale, se necessario, sono disposto a morire. Cioè, non pone compromessi rispetto a questo diritto. Lui non dice: possiamo metterci d'accordo. Gliel'avevano anche proposto, in effetti. Lui è un ottimo politico e è a tutto tondo, è astuto, sa negoziare. Di fatto lui capisce la politica nel suo complesso e capisce anche in parte anche l'economia nel suo complesso, è uomo forte, diventa anche uomo d'armi, tra virgolette, ma di fatto lui, in questo suo modo di essere politico, capisce che può negoziare, ma c'è un punto di non negozio. Lui dice: quello che conta nella vita non è il semplice fatto che abbiamo vissuto, è il modo in cui abbiamo fatto la differenza nella vita degli altri, a determinare il significato della vita che conduciamo. Quindi lui non ragiona soltanto sul suo
come dire, egocentrismo, narcisismo, voglia di condurre, come dire, una battaglia ideale, forte e seria. Lui pensa che il suo lavoro è quello di cercare di mettere, come dire, al meglio tutti quelli che convivono con lui. E questo è un gesto morale molto alto che ne fa chiaramente una persona di una statura assolutamente superiore, cioè fuori dalla normalità ovviamente dell'Africa. Però lui è sudafricano. E allora, prima di passare alla sua vita, vediamo un po' il contesto in cui matura poi la sua decisione. Il Sudafrica, in quel periodo, diciamo, in quel periodo che va dalla sua nascita fino al momento in cui lui finisce in galera, di fatto, negli anni 60, in cui finisce in galera, ebbene, in quegli anni lì il Sudafrica esce prima da una competizione con grandi guerre tra i boeri e gli inglesi, diventa britannico, però diciamo che la parte afrikaner, come viene chiamata, cioè quella che di origine boera, ha sempre il sopravvento all'interno del Sudafrica. Il Sudafrica è un paese sostanzialmente bianco, è un paese che ha una minoranza bianca, ma che lo ha sempre comandato. I neri sono condannati, come dire, a essere come dei servi della gleba che compaiono, come dire, comparse all'interno di questo paese. E questo paese percorre tutto il Novecento in questo stato, praticamente, con una grande intuizione, che è quella di, pur combattuta, perché chiaramente durante la Seconda Guerra Mondiale c'erano ovviamente i britannici che tifavano per l'alleanza, come dire, antifascista, e c'erano i boeri che tifavano un poco per la Germania, perché la Namibia, per esempio, era sotto il dominio, che confina col Sudafrica, era sotto il dominio tedesco. Vince la parte, ovviamente, la parte pro guerra antifascista, e loro entrano in guerra nel 1939 e diventano uno dei paesi che combatte, soprattutto in Africa, contro Hitler. E questo gli dà chiaramente alla fine della guerra un marchio di solidarietà da parte di tutto l'Occidente, diventa quasi, tra virgolette, un paese occidentale. Diventa un membro fondante delle Nazioni Unite, di conseguenza, oltretutto, il Sudafrica è sempre stato visto un po' come un paese del secondo mondo, mai del terzo mondo. E quindi nasce praticamente dal 48 in poi, quando già Mandela ha 30 anni, nasce quello che viene chiamato l'apartheid. Quindi una suddivisione netta tra i bianchi e i neri, ma in una maniera assolutamente quasi inconcepibile. Io poi vi citerò adesso le leggi che hanno approvato in quegli anni, sono leggi che chiaramente sono leggi in cui la parte nera non esiste praticamente. Dico che è schiava, ma quasi. Mandela nasce nel 1918, viene il suo nome, è un nome che, il suo nome reale è Roli Ala, che nella sua lingua vuol dire un attaccabrighe, praticamente un rompiballe, se vogliamo dirlo. Poi il suo vero nome viene preso quando va a scuola, una scuola d'inglese dove gli danno il nome di Nelson, che lui poi porterà per tutta la vita. Lui è figlio di una famiglia reale del popolo Tembo. Suo padre lavora come consigliere del re Tembo. Lui vorrebbe seguire il padre, sostanzialmente diventare anche lui un consigliere della sua tribù, praticamente. Poi di fatto capisce che, quando finisce le superiori, capisce che non è quel tipo di lavoro il suo. Lui comincia a ragionare sui diritti. Lui comincia a ragionare sui diritti, sulle diversità della razza, sulle diversità del suo popolo. E allora si iscrive, non avendo soldi, si iscrive a una università notturna, insomma, serale, come diremmo noi, e lavora di giorno, studia di sera ed è una università da avvocato. Nel 1944 lui, quando ha terminato gli studi, non si è laureato, ma ha terminato gli studi, entra a far parte della parte giovanile della ANC, che pian piano scala, diventa presidente dei giovani e poi nel 50 questo diventa presidente del braccio giovanile, e nel 52 gli viene, come dire, dato il compito di iniziare la guerra vera, perché in quella fase ormai
l'apartheid era scattato. E qui faccio una digressione velocissima, perché l'apartheid lancia una serie, come dicevo prima, di leggi che vanno capite. Cioè, tra il 49 e il 54 sono state approvate la legge sul divieto dei matrimoni misti, cioè che li impediva, legge che criminalizzava le relazioni sessuali tra bianchi e non bianchi, legge che classificava la popolazione in funzione della razza, la messa al bando del Partito Comunista Sudafricano e di tutti i gruppi ad esso collegato, la legge sulle abitazioni separate, con l'assegnazione di diverse aree residenziali e commerciali in funzione del gruppo razziale, la legge sul passaporto all'interno del paese, cioè dovevi avere un passaporto per girare in Sudafrica, i neri soprattutto, la legge sulla separazione delle strutture pubbliche in funzione del gruppo razziale. Ecco, questa serie di leggi praticamente creano le condizioni per Mandela per una lotta più forte. E quindi viene lanciata la campagna di sfida, di cui lui ne è uno dei grandi organizzatori, e che condurrà per 10 anni. Mandela inizia la sua battaglia contro l'apartheid, la inizia sul principio della non violenza. Lui segue il principio gandhiano. Tenete conto che Gandhi di fatto ha iniziato la sua battaglia per i diritti nel mondo e poi per l'indipendenza dell'India proprio dal Sudafrica. E Mandela, io credo, si ispiri anche a Gandhi. E quindi inizia questa campagna della non violenza. E la non violenza cosa vuol dire anche? Vuol dire che tutte le lotte, che venivano effettuate, il principio politico era quello del sabotaggio. Cioè sabotare le cose ma non toccare le persone. Cioè tendevano a non ammazzare le persone ma a sabotare, le infrastrutture, se posso dire così. Lui diventa presidente regionale del Congresso Nazionale Africano, cioè dell'ANC. Nel 56 viene per la prima volta arrestato, proprio perché fa parte di quella leadership del Congresso, e 2 anni dopo inizia il processo del tradimento, che terminerà 6 anni dopo con un verdetto di assoluzione di tutti gli imputati. Ci sono violenze a questo punto. Cioè la parte non violenta sta finendo. Verso la fine degli anni 50, prima che lui venisse imprigionato, di fatto il partito decide di cambiare strategia. Non più la strategia della non violenza, ma la strategia del combattimento. E Mandela diventa presidente di MK, che sarebbe la parte, combattente del partito. MK vuol dire la lancia della nazione. La non violenza ci aveva traditi, dice, perché non era servita a frenare la violenza dello Stato, né a mutare il cuore dei nostri oppositori. E poi con un po' di ironia soggiunge: a me, che non ero mai stato soldato, che non avevo mai sparato su un nemico, mi venne affidato il compito di reclutare un esercito. E arriva il famoso processo di Rivonia, dove le autorità arrestano Mandela con l'accusa di cospirare per commettere sabotaggi e atti violenti contro il governo. Comincia il processo, il discorso di Mandela dura più di 4 ore, dove lui dice quello che io ho già letto, ma ve lo rileggo perché è troppo bello, perché è una delle sue frasi più storiche: ho lottato contro la dominazione bianca e ho lottato contro la dominazione nera. Quindi c'è sempre questo doppio identificazione, il diritto vale per tutti. Ho coltivato l'ideale di una società democratica e libera, in cui tutte le persone vivono insieme in armonia e con pari opportunità. È un ideale che spero di vivere e realizzare. E lo realizzerà di fatto. Tuttavia, se necessario, è un ideale per cui sono disposto a morire. E il governo lo vuol far morire. E quindi inizia un periodo, di blackout di Mandela, perché nel 64 viene imprigionato nella famosa isola di Robben Island, dove rimarrà per 18 anni, come prigioniero politico riconosciuto come uno dei capi, non maltrattato completamente,
ma è interessante leggere la sua autobiografia perché soprattutto lui racconta questa vita della prigione che trascorre attraverso letture, dove lui in quella fase diventerà avvocato sempre per posta, e dove lui studia, impara i classici, legge tutto quello che può leggere, e però mantiene anche i rapporti con tutta, diciamo, i capi ovviamente dell'African National Congress, perché erano tutti quanti di detta, come fosse stata una succursale del partito, anche se per 18 anni rimane completamente bloccata. 18 anni sono fatti di angherie giornaliere, non so come dire, non c'è la grande angheria o il grande colpo, è fatto di contro una persona che ha una pazienza infinita, ma soprattutto un senso di tolleranza altissimo e soprattutto un senso di consapevolezza della sua forza, che nonostante la prigione, nonostante essere istituzionalizzato in una galera, gli permetteva di rimanere lucido nei confronti della politica. Lui viene poi spostato da lì a Città del Capo, dove il suo trattamento viene migliorato, ma perché tutto questo avviene? Perché nel frattempo il mondo si ribella all'apartheid. Cioè il Sudafrica, da paese che era stato accettato all'interno delle Nazioni Unite, che insomma era la perla africana dei paesi, insomma un paese occidentale di fatto in Africa, con questa discriminazione così forte chiaramente mette a disagio tutti gli altri paesi che cominciano, come dire, a reclamare una maggiore giustizia sociale all'interno del paese. Questa cosa monta, e monta negli anni Ottanta ovviamente. Per esempio nell'86 Ronald Reagan manda come ambasciatore a Johannesburg un nero, che è un colpo infernale, voglio dire, dato dall'America al Sudafrica. E poi cominciano le sanzioni. E le sanzioni impoveriscono il Sudafrica. E il governo sudafricano comincia a capire che l'apartheid non riesce a tenerlo. Tutto il mondo è contro. Il razzismo comincia a diventare, perché così viene visto da noi, il razzismo è una cosa da superare. E qui succede la svolta. Mandela, dopo 27 anni di prigione, l'11 febbraio del 1990, dopo trattative e negoziati che sono avvenuti, viene rilasciato con gli onori, di fatto, dall'allora presidente della Repubblica Sudafricana. E lui esce di prigione e diventa immediatamente il presidente del partito. Cioè la sua statura morale, che aveva rinforzato durante i 27 anni di prigione, lo mettono in grado di prendere in mano le redini del partito e cominciare una serie di trattative infinite che lo portano a una serie di concessioni che il governo fa. Adesso non posso citare una per una, ma insomma, i punti sono elezioni generali multirazziali, quindi su un principio di parità ogni 5 anni, una costituzione provvisoria sul modello, come dire, democratico liberale, e di questo vi dico adesso una cosa, e la divisione del paese in 9 province autonome. Le prime elezioni democratiche avvengono nel 1994. Le vince l'ANC, il partito di Mandela, con il 67% dei voti. Mandela diventa presidente della Repubblica Sudafricana. E il suo vice è un bianco, che è de Klerk, quello che con lui aveva praticamente trattato in questa fase. E lui con grande attenzione, tende a mantenere un ottimo rapporto con i bianchi. Lui è politicamente, avevo detto, astuto e abile, chiaramente si vede dalla sua carriera politica, ma è anche un democratico progressista. Si allea coi comunisti, però non è comunista. Lui dice: dalle mie letture marxiste e dalle conversazioni con amici marxisti ho tratto l'impressione, guarda come scrive, che i comunisti considerino antidemocratico e reazionario un sistema parlamentare delle democrazie occidentali. Io, al contrario, sono un grande estimatore della democrazia parlamentare. Tenete presente che qui siamo quando lui lo scrive, siamo ancora durante il periodo della Guerra Fredda. Da presidente lui forma questa commissione per la verità e la riconciliazione per investigare i crimini dell'apartheid, quindi mette in chiaro tutto quello che è successo, quindi non si tira indietro.
cioè va al dialogo ma non si tira indietro. Crea quello che viene chiamato il piano Economic Growth, Employment and Redistribution, che fu criticato da molti all'interno del suo partito, che è un piano di abbattimento, se possiamo dire in questo modo, delle disuguaglianze di allora. Incrementa la spesa per welfare, non a caso il Sudafrica è ancora adesso uno degli stati africani, uno dei pochissimi stati africani, che ha un buon sistema pensionistico, ed espande il servizio sanitario nazionale a tutti. Investe nelle scuole, in linee telefoniche, reti elettriche, costruisce case, insomma, fa un lavoro assolutamente egregio. Ma la cosa principale del suo lavoro, che è figlio della sua statura superiore, di una persona che guarda molto avanti, che non bada a piccole beghe, è di fatto che al termine del suo mandato, nel 99, lui fa un solo mandato e passa la mano al suo numero due, che è Thabo Mbeki. È chiaro che lui poi vive fino al 2013, alla veneranda età di 95 anni. In questi anni fa battaglie civili, segue quasi più le ONG che non il governo, però devo dire sostanzialmente che fa sì che il suo paese vada avanti sulle gambe che ha. E le gambe che ha sono le gambe di Mbeki all'inizio, che segue la sua strada, fino a quando non incontrano le gambe di Zuma. Zuma riduce di fatto la forza del Sudafrica. Chiaramente vince sempre le elezioni con ottime percentuali, stanno scendendo, adesso siamo nell'ordine del 55-57%, altri due partiti in questi giorni si stanno muovendo abbastanza bene, l'Alleanza Democratica arriva quasi al 20%, a 80 seggi. Insomma, non è più così semplice. Adesso c'è Ramaphosa, che è una persona che viene ancora dai tempi di Mandela, che sta conducendo il Sudafrica e cercando di farlo uscire da questa stretta difficilissima in cui si trova. Quindi l'eredità di Mandela sostanzialmente è una grandissima eredità morale, perché se guardiamo all'eredità del Sudafrica adesso, vediamo un Sudafrica che da primo paese dell'Africa è diventato secondo paese dell'Africa e che ha dei termini di disuguaglianza tra ricchi e poveri infiniti. Li cito per capirci: c'è una popolazione di 60 milioni e il 10% ha come reddito il 65% del reddito complessivo, mentre il 50% dei sudafricani ha soltanto il 5%. Se poi spostiamo questi dati sulla ricchezza, sul patrimonio, vediamo che il primo 10% ha l'85% della ricchezza, una cosa infinita. Quindi è un paese altamente diseguale, con un reddito medio di $6,500, siamo a livelli superiori a quelli della media africana, che è di 1,900, però sono sempre livelli assolutamente bassi, in una situazione di disuguaglianza altissima. Torno un attimo a Zuma. Zuma è stato cacciato poi, ma è stato cacciato dopo tanti anni di fatto, è stato cacciato per la sua incapacità di governo, ma soprattutto per la corruzione in cui ha portato il paese. Sembra che sia uscito di scena avendo distolto dalle casse dello Stato quasi 5 miliardi di dollari. Ecco, si dice, non si dice. Il Sudafrica sta riprendendo adesso. È stato colpito pesantemente dalla pandemia, è l'unico paese africano che realmente è stato colpito dalla pandemia. I bianchi ancora, posseggono il Sudafrica. Lo posseggono economicamente, non lo posseggono più politicamente. In questa contraddizione il paese è fermo ed è molto difficile che possa riprendere, nelle condizioni in cui nei 5 anni di Mandela l'aveva portato. Quindi, concludendo, Mandela è un gigante della storia, è un gigante dell'Africa ovviamente, ma è un gigante, secondo me, dei diritti del mondo. E primo di tutti tra questi, la libertà.